la missione evangelistica della Tenda Cristiana Evangelica. Cercavo un giorno una vita felice per realizzare i miei sogni futuri, ed io lottavo per poterlo ottenere, ma senza meta io vagavo infelice. Cercavo in altri qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse farmi felice. Poi l'ho cercato, trovato questo qualcuno, sei tu Gesù. Questa preghiera così dolce elevo a te, oh mio Signore. Sentirmi ancora che tu sei vicino a me. Sentirmi libero per guardare su nel cielo. Così dolce, elevo a te,
di parlare con te, sentirmi ancora che tu sei vicino a me. Gloria tua, Signore, sentirmi libero per guardare su nel cielo. Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Esodo, Vecchio Testamento, capitolo 23, dal verso 20 fino al verso 26 incluso. Vogliamo aprire tutto il cuore alla parola di Dio. Ho detto alla parola di Dio. Alla parola di Dio. A Dio appartiene la gloria e l'onore. A Dio appartiene la gloria e l'onore. Ecco, io mando un angelo davanti a te, per guardarti per il cammino e per condurti al luogo che io ho preparato. Guardati per la sua presenza e ubbidisci alla sua voce e non irritarlo, perché egli non vi perdonerà i vostri misfatti, poiché il mio nome sia in lui. Ma seppure tu ubbidisci alla sua voce e fai tutto quello che io ti dirò, io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari, perché l'angelo mio andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorrei, degli Itei, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivei e dei Jebusei, e io distruggerò quei popoli. Non adorare gli di loro, non servire loro, e non far secondo le opere di quei popoli, anzi distruggi quelli affatto e del tutto spezza le loro statue, e servite al Signore il Dio vostro, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, e io torrò via ogni infermità dal mezzo di te, e non vi sarà nel tuo paese femmina che sperda né sterile, io compierò il numero dei tuoi giorni. Disse, dice, continua a dire, l'Eterno. Sapete, fra tutti gli attributi che si danno al Signore, e stiamo parlando del Dio nostro, creatore del cielo e della terra,
Fra i tanti appellativi, a me piace tanto, a parte quell'altro che mi piace ancora di più, quello di rivolgermi a lui chiamandolo Padre, c'è quest'altro appellativo che a me piace tanto, l'Eterno, perché indica la sua essenza, indica che non è condizionato dal tempo o dai tempi o da una parte di tempo, ma egli è colui che è sempre stato e sempre sarà. Alleluia. La parola eternità, per quanto è nel vocabolario degli uomini, per quanto lo troviamo nei migliori dizionari, la parola eternità è un termine completamente spirituale che esce fuori ed esce completamente fuori da ogni dimensione umana e quella che si proietta invece in una dimensione spirituale. Il Dio è l'Eterno, il Signore è l'Eterno, gloria all'Eterno, benedetto il nome del Signore. Forse qualcuno dirà che questa parola era soltanto per Mosè, per gli ebrei. E questo è l'errore che commettono la maggior parte di coloro che leggendo la scrittura non tengono considerazione al Vecchio Testamento, pensando che tutto ciò che è scritto nel Vecchio Testamento sia soltanto storia, e storia per un popolo o storia di un popolo. Quando poi troviamo ampiamente descritto nel Nuovo Testamento che tutta la parola di Dio è divinamente ispirata ed è utile ed è per l'uomo di Dio. Quante volte abbiamo noi stessi e abbiamo sottolineato l'importanza di ricevere questa parola non sotto il profilo storico, non sotto quello che è stato, ma soprattutto per quella che è. La parola di Dio, e lo diciamo sempre, è il pane della vita, è un pane fresco, arriva sempre a noi, ma al di fuori della parola logos, questa parola generale, noi continuiamo a ricevere ancora la parola di Dio come parola rema, secondo il termine greco, che significa quella parola che parla al mio cuore, quella parola che è mia, quello che è tua. Questa parola di chi è questa sera? Di chi è? Di quelli che ascoltano, di quelli che non si assopiscono, di quelli che dicono io voglio, oh Signore parla al mio cuore, direttamente al mio cuore. Quanti di voi lo state dicendo? Fatemi sentire. Quanti di voi lo state dicendo? E lo potete dire anche voi che ci seguite attraverso il piccolo schermo. Gloria al nome del Signore. Devi dirgli: Signore, parla al mio cuore. Ma ci vogliono degli orecchi disposti ad ascoltare. Quanta gente dice: ma io non ho mai sentito la voce di Dio. E fra questa gente quanti cristiani dicono: io non ho mai sentito la voce di Dio. Ma vuoi forse sentire la voce fisica di Dio? Pretendi che sentire la voce di Dio significa sentire la sua voce fisica? Egli ci ha dato un alto grande privilegio che se vogliamo udire la sua voce la possiamo udire quanto e come vogliamo e la sentiamo attraverso la sua parola letta, la sua parola predicata, la sua parola ispirata, la sua parola rivelata, la sua parola rema, parola parlante di Dio. Alleluia! Stiamo parlando forse di noi in questo momento, sto parlandovi di me? Stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando della sua parola e della sua voce e che in questo momento questo messaggio possa arrivare e arrivare ad ogni cuore. Passa prima per il mio, sapete? Molti pensate, no, la parola di Dio passa prima attraverso di me, per giungere a voi passa attraverso di me, viene dal cielo, entra nel mio spirito, esce dalla mia bocca e raggiunge gli altri, perché è parola di Dio. Anche questa parola è raffigurata come un'acqua saliente a vita eterna attraverso lo Spirito del Signore, naturalmente. Amen. Allora questa parola non era soltanto per Mosè e per il popolo ebraico, per il popolo di Israele. C'è un altro popolo di Israele. Chissà, a volte quanti israeliti avranno l'occasione di ascoltarmi. Io ho una grande stima per il popolo di Israele materiale, una grande, enorme stima, e Dio lo sa, è stato sempre quel popolo che ha conosciuto per primo il vero Dio e lo ha adorato, lo ha servito in una certa maniera, e è sempre il popolo che Dio in ogni caso continua ad amare. Ma in Gesù abbiamo ricevuto quello che il popolo di Israele materiale si è perso.
Questo popolo di Israele che non ha riconosciuto colui che doveva venire, questo popolo di Israele che non ha voluto riconoscere il Messia nel Cristo, ha perso la sua grande benedizione, ha perso anche la sua primogenitura, il suo investimento, quello che era ancora per questo popolo è passato a un altro popolo che pur si chiama Israele, ma Israele in senso spirituale è fatto dai credenti, da coloro che hanno ascoltato il richiamo di Dio e hanno ricevuto. Hanno accettato, abbiamo ricevuto, abbiamo accettato Gesù Cristo, quale nostro personale Salvatore, Redentore. E quante volte su quest'altro argomento troviamo ancora delle indicazioni bibliche e troviamo lo stesso Apostolo Paolo che ancora si esprime e dice: voi eravate degli ulivastri, ovvero eravate degli ulivi selvatici e siete stati innestati in quello che era invece l'ulivo originale, e da olivastri però in questo innesto siamo diventati anche noi popolo di Israele davanti al Signore. E questa parola va al popolo di Israele spirituale, perché quello materiale l'ho ascoltato per un tempo, ha fatto degli alti, ha fatto dei bassi, è arrivato un momento in cui il Padre, il Dio, si stancò e disse: lo anni, non più popolo mio. Ma sappiamo che è stata soltanto un'espressione, perché Dio è amore, è amore. Dio ama Israele materiale, ma Dio ama anche e soprattutto Israele spirituale, e dell'Israele spirituale egli ama ancora di più quella parte di Israele che fedelmente lo segue, che si attiene alla sua parola e alla sua volontà. Allora questi statuti, queste indicazioni non erano soltanto per loro, sono anche per noi, sono in questo momento per me, sono per voi, sono per te. Alleluia! Ecco, io mando un angelo davanti a te, gli diceva, per guardarti per il cammino e per condurti al luogo che io ho preparato. Fratelli miei, nel Signore dobbiamo fare il riferimento al Vecchio Testamento. Notate che egli dice: io mando un angelo, ma non un angelo qualsiasi, un angelo particolare. Nelle edizioni bibliche, nelle edizioni della Bibbia, trovate che questa parola angelo è con la A maiuscola. Questo è un angelo particolare, come tutti sono d'accordo gli studiosi della Bibbia, perché da quello che il Signore esprime non è uno dei soliti angeli, perché quanti angeli ci sono nel regno di Dio? Immensi, miriadi. Ci sono tanti angeli, anche in questo luogo ci sono tanti angeli, anche vicino a ciascuno di noi mentre sentiamo la sua parola ci sono tanti angeli. O ci hanno detto che c'è un angelo custode, abbiamo tanti angeli. È scritto la parola di Dio che gli angeli del Signore sono accampati, cioè hanno preso e prendono posizione intorno a coloro che servono il Signore, che fanno la sua volontà. Amen. Ma il Signore parlava a quel popolo, perché a quel tempo Gesù non era ancora venuto. Gesù, il figliuolo di Dio, era ancora alla destra del Padre, non aveva avuto ancora quel mandato, non aveva rivestito un corpo carnale. E la maggior parte degli studiosi, e se voi sarete fra quelli che siete d'accordo o non siete d'accordo, quest'angelo si identifica con la personalità del Cristo prima della venuta. Si parla di un angelo speciale, un angelo che è mandato avanti, un angelo che deve condurre, un angelo che ha una facoltà, una grande facoltà, che deve essere ubbidito, un angelo che ha delle prerogative. E in quel tempo, essendo Vecchio Testamento, non era arrivata ancora la grazia di Dio, prerogative di vita e prerogative anche sulla morte. Un angelo che non si poteva trasgredire. E il verso 22 ci chiarisce chiaramente: poiché il mio nome sia in lui. Il mio nome è in lui. Questo ci fa capire l'importanza di questo angelo. Ma questo angelo poi, messaggero, la parola di Dio ci insegna che la parola angelo, tra le altre cose, significa anche e soprattutto messaggero, annunciatore. Cosa ci ha portato questo angelo? Ha portato se stesso e ci ha portato l'Evangelo. E l'Evangelo cosa significa? Buona novella, buona notizia, buone notizie. Voglio darvi tante buone notizie. Volete queste buone notizie? Le avete già ricevute? Vogliamo darle al mondo le buone notizie? Vogliamo dargliele al mondo, che ancora questa parola è parola di Dio, e Dio onora la sua parola, e Dio è fedele alla sua parola. Vogliamo dire a questo mondo che ancora chi osserva la parola di Dio, oh, queste benedizioni che sono scritte in questa parola, le promesse che sono state fatte, e tante promesse sono state fatte al popolo di Israele materiale,
e non ne hanno goduto perché sono stati disubbidienti a questa parola, vi credete che queste promesse sono rimaste così campate o sono state annullate, sono state cancellate, sono svanite? Le promesse di Dio sono per l'Israele spirituale. Sappiate che anche nell'Israele spirituale fanno parte ancora tanti che appartenevano all'Israele materiale. Sì, perché è il tempo della Chiesa e nel nome Chiesa sono inseriti anche i nostri fratelli ebrei che hanno accettato Gesù Cristo quale loro Signore personale e Salvatore. Sia benedetto il nome del Signore. Siamo pronti a ricevere tutte le benedizioni di Dio. Vogliamo le benedizioni di Dio. Oh, certamente la maggior parte dei credenti parla e quando si riferisce alle benedizioni dice: sì, io un giorno sarò salvato, un giorno io erediterò la corona della vita eterna, io sarò davanti al Signore per l'eternità, e sono cose bellissime, vere, reali, ma ci sono tante benedizioni che riguardano anche la nostra permanenza nel nostro tabernacolo umano su questa terra. Lo sapete questo? Sapete? Io credo che più che sapere voi state sperimentando da anni le benedizioni che Dio continua a dare a Israele spirituale su questa terra. Su questa terra, voglio citarvi un passo soltanto dell'Evangelo, quando qualcuno disse al Signore: noi che abbiamo lasciato padre, madre, fratello e sorella, che ne avremo, che ne abbiamo, che cosa ne possiamo avere? 100 cotanti qua giù, 100, voglio usare il linguaggio antico della Diodati, tutti poi lo capiscono d'altronde, 100 cotanti qua giù e la vita eterna, vogliamo dirlo insieme? 100 cotanti qua giù e la vita eterna lassù, sia benedetto il nome del Signore. Significa che ci sono benedizioni anche per questa vita, ma soprattutto c'è un altro verso ancora che dice: la benedizione del Signore è quella che, ditelo insieme, è quello che mi arricchisce. Ma dove ci arricchisce? Lì o qui? Ci arricchisce qui, perché poi, ma arricchire, poi vediamo il significato, il senso. Perché quando saremo nella sua presenza saremo eternamente ricchi. Saremo eternamente ricchi, figli di quel gran re, figli di quel gran Signore. Alleluia! Amen. Amen. E allora questa parola vogliamo ancora osservarla con devozione, con amore. Vogliamo realizzarla per quella fede che Lui ha messo dentro il mio cuore, dentro il vostro cuore, che voglia mettere dentro il tuo cuore. Non il muscolo, non il muscolo, lo spirito. Nel nostro spirito. Amen. Ecco, io mando un angelo davanti a te, è una realtà, noi siamo protetti. Se tu cammini col Signore, tu hai la protezione di Dio. Abbiamo detto prima, gli angeli sono accampati, è lo stesso Signore che prende cura di te. Ne vuoi un'altra conferma biblica? Io sarò con voi in ogni tempo, io sarò con voi in ogni tempo, infino alla fine. Io sarò con voi infino alla fine. Ma credo che i cuori nostri dovrebbero gioire davanti a queste realtà, non promesse di marinaio o di uomo, sono le promesse di Dio e sono promesse per la nostra vita, ma a una condizione. C'è sempre una condizione: guardati per la sua presenza e ubbidisci alla sua voce e non irritarlo, perché Egli non vi perdonerà i vostri misfatti. Questo riguardava il Vecchio Testamento, il Signore ha perdonato e perdona i nostri misfatti, ma l'ubbidienza dobbiamo renderla al Signore. Oggi non siamo più i figli della disubbidienza, non siamo più, siamo invece i figliuoli dell'ubbidienza. Noi abbiamo ricevuto la grazia salutare di Gesù Cristo, ma camminiamo in ubbidienza, non siamo più i figli ribelli, non siamo più anzi le creature ribelli, perché i figli ribelli non ci sono nel cielo. Voi sapete che il Signore non accetta figliuoli ribelli. Il figlio ribelle lo poteva avere Davide nella figura di suo figlio Absalom, figlio di anche quello del peccato però. I ribelli ci sono stati nel popolo di Israele fin dall'inizio, e chi non ha dimenticato, io credo che nessuno ha dimenticato la ribellione di Core, quella ribellione verso i servitori di Dio e quindi verso Dio. Chi di voi non ricorda la stessa ribellione di Miriam, sorella di Mosè, e insieme ad Aronne, ma particolarmente di Miriam? E nella ribellione il Signore la punì con della lebbra,
che coprì tutto il suo corpo. Il Signore è il Dio dell'ubbidienza, è il Signore che va ubbidito. Egli non chiede sacrifici, gli uomini vogliono dargli sacrifici. Oh, adesso mi do 20 legnate, voglio castigare il mio corpo. Oh, adesso mi proverò di questo, farò questo fioretto. Il Dio non vuole questo, il Dio vuole ubbidienza. Ma a chi serve poi l'ubbidienza? Serve a noi, a me serve ubbidire Dio. Dei buoni genitori daranno dei buoni consigli ai figli, chiederanno che abbiano una vita in una certa direzione. E quell'ubbidienza dei figli a quei genitori che hanno dei sani principi morali, cosa porterà? Beneficio ai genitori o beneficio ai figli? Porterà beneficio ai figli. Quei figli che ascoltano quei consigli, che sono consigli moralmente sani, si troveranno bene per questa vita. E il nostro Dio è l'Eterno, è il Signore. E cosa ha decretato per noi? Cosa vuole da noi il Signore? Cosa vuole per noi? Vuole che noi viviamo dignitosamente e che possiamo essere giorno per giorno adombrate della sua protezione e della sua benedizione. Amen. Credo che questa parola è resa comprensibile ad ogni orecchio. Dobbiamo gioire di essere ubbidienti a Dio. Non pensiamo più di poter essere dei ribelli. Il popolo di Israele veniva minacciato in un certo senso, mi direte, ma il Dio li minacciava, tu devi ubbidire all'angelo, perché se tu non lo ubbidirai l'angelo ancora ti punirà. E molti ancora credono di servire Dio, si sforzano a fare un po' la volontà di Dio perché hanno paura di quello che sarà la punizione di Dio. No, noi dobbiamo servire Dio perché amiamo Dio, perché vogliamo fare la sua volontà, perché sappiamo che la sua volontà è buona. È buona, è accettevole, è per il bene della nostra vita, delle nostre famiglie. Gloria al Signore. Vediamo che cosa ha promesso. Ma seppure tu ubbidisci alla sua voce. E oggi abbiamo la voce del Signore Gesù attraverso quella che è la voce dello Spirito Santo. Voglio dirlo a qualcuno. Tu dici Gesù è morto sulla croce, è risuscitato, sta in cielo alla destra di Dio. Beh, tutto questo è vero. Ma c'è stato mandato chi ha sostituito e chi personifica Lui. Egli ebbe a dire: io non vi lascerò orfani, io vi manderò il Consolatore, lo Spirito di verità che vi guiderà. Amen. Alleluia. Ma dobbiamo farci guidare. Che significa che dobbiamo farci guidare? Dobbiamo farci portare mano nella mano. Un bambino che ama il papà o la mamma si fa portare docilmente mano nella mano, dà la mano al suo genitore, cammina. E qualsiasi sia la strada, una strada luminosa o una strada oscura, quella creatura sentirà sicurezza nella mano del suo genitore, non è vero? Non scapperà da quella mano, anzi si attaccherà, stringerà di più quella mano, si farà condurre. E il papà gli dirà: adesso attraversiamo la strada. E lui, nonostante che vedrà tante macchine di qua e di là, sicuro nella mano del suo papà, seguirà quello che fa il suo papà, attraverserà la strada e poi dirà: adesso saliremo quella scalinata, e anche se la vede un poco troppo in salita, un poco con una pendenza un poco elevata, non avrà paura, seguirà docilmente l'indicazione del suo genitore. Dio è colui che ci guida, il Signore è quello che ci guarda, il Signore è quello che ci protegge. Quanti non riescono a vedere la protezione di Dio, ma noi sappiamo che questa protezione è ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Siamo protetti da Dio, perché? Perché Lui ci vuole proteggere, ma c'è chi invece vuole minare, vuole mettere pericolo alla nostra vita materiale e soprattutto a quella spirituale. Fratelli miei, quante testimonianze potremmo raccontare noi stessi che siamo qui in sala? Quante volte il Signore ci ha guardato, ci ha scampato da pericoli, ci ha portato, abbiamo visto visibilmente, abbiamo visto la mano di Dio. Si è detto sempre, miracolosamente, all'ultimo momento non mi è successo niente. Oh, quando nemmeno pensavo, quando tutto era perduto, improvvisamente è successo questo. Ma io credo che abbiamo imparato un'altra lezione. Abbiamo imparato la lezione che anche quando non vediamo queste cose,
sappiamo che Dio ci ha guardati, che Dio ci guarda, che Dio ci protegge da ogni pericolo spirituale e materiale. Io potrei raccontarvi ancora testimonianze infinite di servitori di Dio. Addirittura i servitori di Dio a volte corrono dei rischi, e dei rischi tremendi. C'è una vecchia testimonianza che risale veramente a diverse decine di anni fa, di uno dei servitori di Dio, un ministro che di sera predicava in una chiesa in una certa zona di ombra e c'erano poche luci, ma lui non sapeva niente, ma c'era un uomo malintenzionato nei suoi riguardi. Credo che la ricordate parecchi di voi questa testimonianza, ma ne abbiamo sentite in Africa altre di questo genere, le abbiamo sentite da altre parti. E che cosa avvenne? Cosa successe? Che quest'uomo camminava, non sapeva quale rischio passava, ma un giorno gli venne a conoscenza perché quella persona che lo minacciava fu toccata nel suo cuore dalla mano e dalla misericordia di Dio, e ne fece un credente e gli testimoniò. In modo particolare tu ti ricordi quella sera d'inverno di quell'anno a quell'ora? Non mi vedevi che stavo dietro di te? Io avevo delle intenzioni veramente brutte nei tuoi riguardi. Io volevo ucciderti. E tu camminavi, ma non eri solo. Tu non eri solo. Vicino a te c'era un uomo grande, grande, robusto, troppo grande. E io non potetti far niente, perché quell'uomo ti proteggeva. Oh, gloria al nome del Signore, era uno dei tanti angeli del nostro Dio. Alleluia! Uno dei tanti angeli. Quanta gente dirà, ma quali angeli? Dove sono gli angeli? Perché sono più disposto a credere ai demoni, che sono anche angeli, ma messaggeri di morte, messaggeri del peccato. Il nostro Dio ci ha detto che nelle sue creature ci sono tanti angeli che proteggono la nostra vita, che ci guardano, che ci guardano, che sbrigano le nostre cose, che prendono le nostre parti, che sbrogliano tanti nodi e tante situazioni. Beati coloro che credono in Dio, nella sua parola, e hanno confidenza con Lui. E allora, se noi saremo ubbidienti a questa parola, e Mosè fu ubbidiente, Mosè insegnò il popolo all'ubbidienza, anche se tante volte questo popolo era disubbidiente, e i successori di Mosè fecero altrettanto, anche Giosuè, gli fu fatta una promessa: Giosuè, medita nella legge giorno e notte e io ti proteggerò, io sarò con te, io del tutto ti benedirò. Promesse gloriose, meravigliose, alleluia! Ma anche Giosuè insegnò il popolo, e lo insegnò nell'ubbidienza, e gli indicò come servire Dio. Ma non sempre questo popolo fu ubbidiente, ma Gesù ci ha insegnato, vero? Padre nostro che sei nei cieli, conoscete bene questa preghiera? Deve essere fatta sempre la sua, come in cielo, così in terra. E dobbiamo chiedergli il nostro pane quotidiano e tutta la protezione di Dio e la benedizione di Dio per coloro che l'ubbidiscono. Beati quei credenti che possono chiamarlo Padre. Come quei credenti che possono chiamarlo Padre? Sì, ci sono dei credenti che tutti pensano di poterlo chiamare padre, ma solo chi è figlio può chiamare padre e può chiamare Dio padre. E sapete bene che per essere figli bisogna aver accettato il suo dono d'amore, di grazia, di perdono, di salvezza, e camminare in ubbidienza. In ubbidienza. È la parola d'ordine di questo giorno? Vogliamo dirlo insieme? Ubbidienza. Diciamolo bello, forte, forte, dillo anche tu. Ubbidienza. Ubbidienza. A chi? Alla parola di Dio. Non ai regolamenti degli uomini, alla parola di Dio. E ubbidienza anche alle autorità costituite. Ma c'è prima un'ubbidienza spirituale da dare a Dio. E il cristiano che rispetta Dio sarà rispettoso anche delle leggi umane. Perché facendo la volontà di Dio non si potrà contravvenire a nessuna legge umana. Sia benedetto il nome del Signore. Sentite bene che cosa dice ancora: ma seppure tu ubbidisci alla sua voce e fai tutto quello che io ti dirò, la sua voce io ti dirò. Questo conferma che quest'angelo si immedesimava, quest'angelo aveva un'identità speciale. La voce dell'angelo
ma quello che io ti dirò. E può avere anche un altro significato. Quello che farai conformemente alla mia volontà, attraverso i miei angeli, i messaggeri della mia parola, quelli che non parlano da loro, quelli che non portano la loro parola, quelli di cui tu dirai la loro o la sua voce, ma sarà la mia parola che sarà sulla loro bocca, alleluia. Io vorrei e desiderei che tutti quanti voi foste tutti angeli del Signore, figli di Dio, angeli del Signore, messaggeri della sua parola, alleluia. Io sarò nemico dei tuoi nemici, io sarò avversario dei tuoi avversari, e l'angelo mio andrà davanti a te e ti introdurrà in tutto il paese e nomina dei popoli pagani di allora, popoli forti, popoli di armi, popoli che vivevano di battaglie, di guerre, e popoli che vivevano senza il timore di Dio. Io ti introdurrò, tu sarai ancora e sarai padrone di quelle terre, tu calpesterai quelle terre e io te le darò, lo disse ancora a Giosuè, alleluia, lo disse ancora a tutti i servitori. Spiritualmente parlando, il Signore ci dà e ci dà la possibilità di calcare tanti terreni che possiamo conquistare alla gloria di Dio. Amen. Gloria al Signore. Non adorare gli dì loro. Dobbiamo essere ubbidienti. Adoriamo un solo Dio. Abbiamo un solo Dio, vero? Un solo Dio in tre persone. Lo ripeteremo sempre. Nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Una unità composta, una unità, Dio è il solo vero Dio e noi l'adoriamo in spirito e verità, non ce ne facciamo statue, non ce ne facciamo idoli, non diamo il nostro culto ad altre creature viventi o già morte, noi diamo il nostro culto secondo la parola di Dio soltanto a chi? A Dio. E notate che il Signore, conoscendo la natura umana, chiama tanto le rappresentazioni, chiama tanto farsi delle immagini, delle sculture. Lo fanno sempre fatti i popoli pagani e purtroppo l'hanno fatto anche i popoli cristiani, immedesimando, cambiando l'effigie. Oh, sappiamo che ancora oggi ci sono ancora popoli che adorano la luna, le stelle, gli alberi. Ma quante statue ancora fra i cristiani, quante immagini. Quante situazioni abbiamo bisogno per forza di immaginare, non abbiamo bisogno di immaginare niente. Noi dobbiamo conoscere Dio attraverso ancora la sua parola ci mostrerà il vero Dio, le qualità di Dio, la fisionomia di Dio, le vediamo attraverso la sua parola. Amen. Dio è spirito. E i veri adoratori lo adorano in spirito e verità. Noi stiamo adorando Dio. Noi adoriamo Dio. Dobbiamo tutti adorare Dio. E soltanto Dio va adorato. Amen. Potrei citare ancora numerosissimi passi della sua parola. Non adorare gli dì loro, non servire loro, non fare secondo l'opera di quei popoli, anzi distruggi tutte queste statue, questi idoli, del tutto spezza le loro statue. Gloria al nome del Signore. Spezza le loro statue, non in senso materiale, fratelli, mi raccomando, non fate come fece un fratello di cui mi fu raccontato, pare proprio da un nostro fratello, si trovò ad avere dei problemi, voleva spezzare tutte le statue che incontrava, aveva grandi difficoltà, un uomo semplice che prendeva alla lettera, nel senso che lo prendeva proprio letteralmente questa parola, spezza le loro statue. Beh, se fosse possibile annullare l'idolatria nel mondo, distruggendo tutte le statue, io credo che io e voi lo faremmo con gioia, vero? Ma ditemi un poco, ma se anche si spezzassero le statue materiali, quelle fatte con i vari materiali, e non lo si spezza dal proprio cuore, a che cosa serve? Quanta gente dice, adoro il vero Dio, oh, io posso togliere anche via questo, però rimane sempre nel cuore. Bisogna liberare prima il proprio cuore. Amen.
Bisogna permettere che Gesù sia il re del nostro cuore, che Dio impera nella nostra vita. E quando è che impera? Quando è che noi siamo regno di Dio? Quando noi siamo ubbidienti, quando camminiamo nell'ubbidienza e nella santa ubbidienza, allora il regno di Dio è il nostro cuore, è scritto. Il regno di Dio è il nostro cuore quando il nostro spirito, la nostra vita è sottoposta a Lui e abbiamo desiderio di servirlo, di ubbidirgli e di camminare con Lui. Abbiamo spezzato le statue, abbiamo spezzato degli insegnamenti sbagliati, abbiamo cancellato, grazie Dio, sappiamo dire grazie per questo? Impara anche tu a dire grazie, impariamo tutti a dire grazie al Signore, un semplice grazie ma detto col cuore. Quanti inganni, quante situazioni, quante volte è scritto la parola di Dio, era già previsto che toglieranno ancora l'adorazione al creatore per darlo alla creatura e ciò avviene ancora. Noi predichiamo la verità della parola di Dio. Solo Dio va adorato, innalzato, glorificato. Solo Dio. Noi onoriamo il Padre, noi adoriamo il Padre, noi innalziamo il Padre, noi adoriamo il Figlio, noi innalziamo il Figlio, noi benediciamo il Figlio, noi innalziamo lo Spirito Santo. Un solo Dio, il vero Dio. E vogliamo ubbidire soltanto a Lui. Gloria al nome del Signore. Ed ecco, se tu farete tutte queste cose, se farete tutto ciò e servite al Signore il Dio vostro, Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Quante persone sentiamo dire, io mi guadagno un pezzo di pane col sudore della fronte. Come amaro questo pane. Il popolo napoletano conosce ancora quello degli emigranti, una vecchia canzone, e dell'uomo che viveva e viveva, per modo di dire, era diventato una bestia da soma per una famiglia irriconoscente e che pensava solo a lavorare, guadagnare e mandare. Ed è rimasto famoso quel ritornello, come amaro questo pane. Tu puoi lavorare, puoi fare quello che vuoi, il pane sarà sempre amaro, l'acqua non sarà come tu la vorresti, ma se Dio benedice il tuo pane, se Dio benedice il tuo pane, se Dio benedice la tua acqua, allora non sarà né amara né l'acqua e non sarà amaro nemmeno il pane, anzi saranno quelle sostanze che sono fondamentali a una sana vita, a una vita sana e di conseguenza a una vita santa, sana, santa. Alleluia! Gloria al nome del Signore! Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e io toglierò via ogni infermità, via ogni infermità. Dice ogni. E poi mi vengono a dire che i miracoli sono finiti, che il Signore non opera più come un tempo, perché molti ritengono che questa parola non c'è, ma se non c'è neanche quella del Nuovo Testamento dove dice questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, metteranno le mani sugli infermi e si guariranno, eccetera, eccetera, eccetera. Io torrò, io toglierò via ogni infermità dal mezzo di te. Gloria al nome del Signore. Sono benedizioni. Benedizioni fisiche o spirituali? Spirituali prima, ma queste sono benedizioni proprio fisiche. Io benedirò il tuo pane e la tua acqua. Io toglierò le infermità dal mezzo di te, popolo mio, dice il Signore. Lo dice il Signore, lo dice lo Spirito di Dio, il Signore, l'Eterno. Amen. Io toglierò via ogni infermità da mezzo di te. Gloria al Dio, alleluia. E non vi sarà più femmina nel paese che sperda né sterile. Ci sarà prosperità in tutto, anche se molti oggi i figli non li vogliono più. Per molti i figli sono diventati una disgrazia.
diranno in questo momento molti, questo invece di scoraggiare a fare i figli li incoraggia. Provate a mettervi al posto di chi li vorrebbe e non ce li ha, di chi ne vorrebbe mezzo e non riesce ad averlo. Il Signore benedice sotto ogni aspetto della nostra vita familiare. Sono benedizioni familiari. I figli stanno a rappresentare una benedizione che viene manifestata in seno alla propria famiglia. Alleluia! Sì, ma con questa vita, con questi problemi, con questo mondo, com'è difficile dargli un avvenire. Se tu ubbidisci all'Eterno, se tu cammini con Dio, Egli benedirà anche il pane e l'acqua dei tuoi figli. Anche il pane e l'acqua dei tuoi figli. Egli continua a togliere le infermità anche in mezzo ai tuoi figli. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Sono benedizioni materiali, gloriose, i 100 cotanti qua giù e la vita eterna lassù. Le realizziamo nel Signore, nel Signore, nel Signore, facendo la sua volontà. Fratelli miei e sorelle care, amici che ci ascoltate, confidiamo di più in Dio. Quante brutte malattie ci sono in giro, vero? Quante brutte malattie. Posso darvi una breve testimonianza personale. E vorrei che in questo momento sareste pronti, fratelli, a prendere una visione di quella che è la sala di questa sera, anche se non è come al solito gremita. Ebbene, proprio in questa sala ci sono centinaia di membri, centinaia di persone, che non sono state soltanto perdonate dal peccato, non soltanto hanno ricevuto beni spirituali, ma quanti di questi sono stati guariti? Vorrei che prendesse, muovete un po' le mani, qualcuno che ha ricevuto qualche guarigione? Qualcuno che ha ricevuto qualche particolare liberazione? Alleluia, non sto parlando soltanto del perdono del peccato e della vita eterna che il Signore ci ha promesso, alleluia. Ma quanti benefici, quanti di voi avete avuto ricevuto anche benefici materiali? Vediamo, quanti? Alleluia! Sia benedetto il nome del Signore! Quanti benefici, io come pastore ancora di questa chiesa posso dire che veramente negli anni quante poche persone ho visto ricorrere a quelle che sono i ricorsi umani, quelle che sono gli ospedali. Quanti di voi vi ho visto guariti e vi vedo godere un'ottima salute anche materiale nel Signore? Qualcuno sorriderà, ma che sta dicendo? Che sto dicendo? C'è Alberto che sorride dall'altra parte. Ah, penso che manderemo un giorno anche la testimonianza di Alberto. Gloria al Signore. I miracoli sono nella persona stessa di Gesù Cristo, di Dio, del Signore che è in mezzo di noi, in mezzo al suo popolo. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Abbiamo avuto tanti benefici. Siamo stati liberati anche dalle cose che sembravano da niente. Signore, ci ha liberati da tanti vizi che ci danneggiavano anche fisicamente. Gloria a Dio! Abbiamo ricevuto benefici da tutte le maniere. Perché? Perché abbiamo avuto fiducia nella sua parola. Bisogna avere fiducia nella parola di Dio, non in quello che dicono. Leggila! Leggila la parola di Dio! In Italia non abbiamo problemi, di Bibbia ce ne sono a sufficienza. O da tutte le parti, in tante edizioni economiche, lussuose, ci sono tutte le maniere, non come in certi paesi dell'est dove ancora stanno aspettando di ricevere una Bibbia, o se la passano uno con l'altro o se la trascrivono a mano. Gloria a Dio, la nostra nazione è piena della scrittura. Leggete la parola di Dio, parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse, tutta è parola di Dio, sia benedetto il nome del Signore. C'è una benedizione materiale che ci riguarda e riguarda noi, riguarda i nostri familiari, riguarda i nostri figliuoli, alleluia. Gloria al tuo nome. E non vi saranno nel tuo paese queste donne che potrebbero non avere figli o avere altri tipi di problemi. Io provvederò anche a questo. Io benedirò anche in questo. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore. Versi meravigliosi, versi che dobbiamo riflettere. E poi metterò in rotta ogni popolo
metterò fuori tutta quella gente che potrebbe venire contro di te. Se voi leggete, ci sono altre benedizioni, gloria all'Eterno Dio. E poi c'è un'altra benedizione, credo che piace a tutti questa, nel verso 26, la seconda parte: io compierò il numero dei tuoi giorni. Che significa? Io compierò, cioè io farò in modo che i lunghi giorni che ti ho stabilito nessuno te li toglierà. Tu vivrai per quel tempo che io ho decretato, se fai la mia volontà. E il tempo che io ho decretato non è un tempo breve. Ne volete una conferma? Nei comandamenti, leggetelo attentamente, cosa è scritto? Onora tuo padre e tua madre affinché siano prolungati i tuoi giorni sulla terra. E Dio vuole anche che viviamo una vita abbastanza lunga, per quello che è necessario, per quello che ci serve. E io compierò, io non permetterò che i giorni che ti ho dato, altri o altre circostanze, potranno abbreviarli o annullarli. C'è una benedizione maggiore? Io credo che dobbiamo dire solo una cosa. Vogliamo dire tutti insieme, bello forte forte, col microfono aperto. Vogliamo dire tutti insieme un gloria a chi? Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore anche per questo, grazie per le tue benedizioni. Alleluia. Sappiate che anche un pezzo di pane, solo un pezzo di pane che noi mangiamo con la benedizione di Dio ci darà più salute di tanti altri alimenti, di tanti altri cibi. Amen. Voglio aggiungere solo un'altra cosuccia. Oggi nel XX secolo ancora i cristiani hanno la bella e devono avere la bella abitudine di rendere grazie a Dio per ogni circostanze, soprattutto quando bisogna ingerire degli alimenti. Oggi che viviamo dei tempi così strani, dei tempi di sofisticazione, dove al posto della farina c'è il pericolo che ci si metta il marmo, dove le acque sono inquinate e non sappiamo più da quale acquedotto possono arrivarci, io so una cosa, voi lo sapete anche. Se voi non lo sapete, invece lo diciamo adesso. Quando preghiamo il Signore e rendiamo grazie a Dio, Lui benedirà il mio pane e la mia acqua. Lui benedirà il tuo pane e la tua acqua. A Dio rendiamo onore, lode, gloria e ringraziamento in Gesù benedetto in eterno. Voglio invitarvi a chinare il capo, vogliamo dire poche parole di ringraziamento al Signore e pregare ancora per questa parola che possa aver raggiunto dei cuori increduli, che possono credere per la parola di Dio. Gloria al nome del Signore. Padre Celeste, Padre Santo, Padre d'amore, veniamo a te nel nome di Gesù per ringraziarti della tua parola. Sappiamo che le tue promesse sono per coloro che tu ami, i tuoi figliuoli, e soprattutto i tuoi servitori, quelli che ascoltano la tua voce, quelli che vengono dietro di te per la guida che tu, Signore, hai posto innanzi e hai posto dentro, quello del tuo Santo Divino Spirito. Padre, ti ringraziamo, fa che questa parola possa aver raggiunto dei cuori, e se c'è tanta gente, tante persone che con sincerità si sono rivolte a destra, a sinistra, ricercandoti e cercando di una maniera assurda, Padre, noi abbiamo predicato la tua parola e metti in loro il desiderio di leggere la tua parola e di poterla ascoltare con gli orecchi dello Spirito, e tu per certo li benedirai. Benedici particolarmente i telespettatori che hanno e che seguono, hanno seguito questa predicazione. Fa che possano sentire che qualche cosa di nuovo è entrato in loro, che la tua benedizione si muova sopra di loro, che possono sentire che la tua ricchezza, che non ha niente a che vedere con quella materiale degli uomini, è la ricchezza della pace profonda, dello spirito, quelle ricchezze che solo tu puoi dare, che non
nessuno può comprare con denaro umano. Signore, fagli sentire che questa ricchezza si è appoggiata già su di loro. Toccali uno per uno, benedici con le loro famiglie, fagli sentire il desiderio di rivolgersi a te con semplicità, con schiettezza, con sincerità. E tu per certo, Padre, tu li benedirai sempre di più, tu darai loro quello che già hai dato a noi e che continuerai a dare a noi e a loro. Grazie Padre, ricevi la lode e l'adorazione e il ringraziamento nel nome glorioso e meraviglioso di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno.